Ci siamo visti a Washington, le ho fatto una domanda proprio sulla solidarietà nei confronti dei profughi ucraini, lei mi ha risposto, quella è l'Europa che voglio vedere, ma mi aspetto anche una condivisione quando arriveranno, no? I migranti indotti dalla crisi alimentare che potrebbero interessare soprattutto le nostre coste, i nostri confini. Prego. Innanzitutto un grazie per avermi invitato a un evento così importante, quindi per cui so che c'è un'organizzazione complessa per essere, aver invitato anche tanti illustri ospiti. Sì, noi ci siamo visti a Washington, abbiamo già parlato della crisi purtroppo alimentare, che certamente avrà delle ricadute, degli effetti di ricaduta sui flussi migratori. Io vorrei dire che la migrazione, per come noi la vediamo da anni, perché non è un problema di quest'anno o dell'anno scorso, è un problema che va avanti da anni ed è certamente da considerare come una situazione strutturale, quello non più emergenziale, quindi c'è bisogno di un'organizzazione che noi, per esempio per gli ucraini, visto che abbiamo circa 137.000 ucraini arrivati nel giro di pochissimo, e soprattutto i primi giorni, dal 24 febbraio, i primi giorni arrivavano 4-5 mila persone al giorno, quindi con una capacità di reazione assolutamente positiva della nostra società italiana come paese, li abbiamo accolti bene. Teniamo conto che noi in Italia abbiamo una grande comunità ucraina, circa 250.000 persone, e quindi la maggior parte di coloro che sono arrivati sono andati nelle case da connazionali, amici, e pochi, devo dire pochi, sono nel nostro circuito di accoglienza, che però è stato messo subito, diciamo, in attività. Abbiamo impegnato la protezione civile nazionale su molti livelli. Abbiamo realizzato quello che di solito siamo abituati a lavorare insieme e operare insieme ad altre amministrazioni, ed è quello che abbiamo fatto anche questa volta, perché un'organizzazione multilivello che ha visto impegnata la protezione civile, le prefetture, i sindaci, grande ruolo l'hanno avuto anche i sindaci. Proprio adesso siamo tornati con il presidente Bianco da un incontro organizzato dall'ANCI con i sindaci, e quello che io dicevo anche loro era un incontro sui fondi del PNRR, ma quello che ho detto io ai sindaci: sappiate che il Ministero dell'Interno è la casa dei comuni, dei sindaci, e quindi lavorare insieme. Abbiamo una consuetudine di lavoro, e aver organizzato comunque sia tutta le nostre aver messo in campo tutte le nostre capacità organizzative, anche per quanto riguarda l'inserimento in ambito scolastico di circa 30.000 ragazzi. E non è stato semplice, ma pensiamo che tante volte questi ragazzi non parlavano la lingua italiana, c'è stato bisogno di ricorrere a degli interpreti, a dei mediatori, ma quello che era importante era il rapporto sociale con gli altri ragazzi, perché io penso che ragazzi dell'età scolastica, quindi davvero giovani, immagino il trauma che abbiano avuto ad abbandonare il proprio paese e ritrovarsi in una realtà completamente diversa, inseriti in una scuola dove non conoscevano nessuno, neanche la lingua. Quindi noi abbiamo cercato veramente di accelerare questa opera di interazione nelle scuole e così anche nella società. Abbiamo dato la possibilità, anche con la protezione temporanea, di poter lavorare, quindi un inserimento anche lavorativo.
È vero, noi, quello che io dicevo l'altra volta a lei a Washington è che quando abbiamo approvato nell'arco di una seduta la direttiva, abbiamo deciso di applicare la direttiva del 2001 agli ucraini, dove si prevede questa protezione temporanea, era una direttiva mai applicata prima. E allora, quando ho visto che c'è stata l'unanimità da parte di tutti i 28 paesi, io mi sono detta: questa è l'Europa che io vorrei, perché noi di problemi ne abbiamo tanti, perché questi sono gli ucraini, ma poi noi abbiamo certamente gli altri arrivi da parte dal Mediterraneo, e su questo ci confrontiamo anche con gli altri paesi del Mediterraneo che hanno gli stessi problemi dell'Italia, tant'è che noi abbiamo costituito il Med 5, che comprende, oltre che l'Italia, comprende la Grecia, Cipro, Spagna, Malta, e noi facciamo in modo di vederci, di stabilire una linea comune avendo degli interessi comuni. Questa linea che noi abbiamo portato avanti nel corso di questi anni è stata poi una linea approvata durante un vertice che è organizzato dall'Italia a Venezia il 3 e 4 di giugno. Poi la nostra linea l'abbiamo portata in Europa. Sappiamo tutti che c'è un patto di migrazione e asilo che sta andando avanti da tanto, tanto tempo. Perché? Perché noi ragionavamo come logica, una logica di approvazione del pacchetto, quindi tutte le disposizioni contenute. A un certo punto, visto che non c'erano passi in avanti, ed era per noi fondamentale invece andare su alcuni aspetti, quali quello della solidarietà, procedere, perché i problemi ce li abbiamo tutti quando arrivano, e se non ci sta un passo in avanti in un patto così importante non era più possibile tenerlo fermo. E allora abbiamo accettato la logica di andare avanti step by step. Questo che cosa ha comportato? Che nel Consiglio europeo del 10 di giugno, ecco, l'Europa ancora una volta ha dimostrato di avere quella capacità di intervento, di adesione a delle linee fondamentali che sono sì la linea della responsabilità, ma soprattutto la linea della solidarietà. Perché fino ad oggi, ed era il motivo per cui il patto era fermo, si parlava solo della responsabilità. Allora la responsabilità che cosa avrebbe comportato? La responsabilità dei paesi di primo approdo, e quindi la nostra responsabilità come paese, come Italia, così come gli altri di primo approdo, gli altri paesi di primo approdo. E allora io vorrei dire che aver raggiunto questo risultato, secondo me, è stato un risultato storico, ed è un risultato che va valorizzato per quello che rappresenta in termini concreti. Di fatto hanno votato tutti i paesi, i 28 paesi, e 18 paesi hanno dato la disponibilità alla relocation, più 3 paesi associati, quindi siamo a 21. E allora questo vuol dire che quello che era un po' la linea che io avevo dato a inizio mandato come ministro dell'interno, che immediatamente avevamo intuito che questo problema di portare intorno al concetto della solidarietà più paesi possibili, e noi avevamo concluso l'accordo di Malta, che per quanto è stato, per il tempo che è stato in vigore, ha avuto risultati notevoli. Se noi andiamo a vedere quelli che erano le relocation nei 9 mesi del 2019 e quelli che sono state le relocation dal settembre, quando è stato firmato l'accordo di Malta, fino a dicembre. Sono numeri che ti danno il senso di 4 paesi, ma di come c'era
l'obiettivo di portare avanti questo obiettivo della solidarietà. Hanno detto che l'accordo non era di grande utilità. Io vorrei dire che invece sarebbe stato di grande utilità se non ci fosse stata la pandemia che poi ha bloccato, e quindi su questo do certamente ragione, ma soltanto per questo. E l'accordo di oggi non è a livello di accordo di Malta tra pochi paesi, è un accordo preso a livello di Consiglio europeo da 28 paesi, di cui 21 parteciperanno alla relocation, e quindi e chi non parteciperà avrà delle misure economiche a livello di personale, a livello diciamo di intervento, misure compensative, perché certamente ci sono i paesi Visegrad, alcuni paesi già hanno detto che non parteciperanno, tipo l'Austria, Visegrad, ma il fatto di poter dire oggi che 21 paesi e non Malta partecipano ed è stato approvato a livello di Consiglio europeo nell'ultima seduta guida francese, con un impegno da parte del presidente ceco a intraprendere, a proseguire questo percorso da noi tracciato. Io credo che questo sia un grandissimo risultato, e guardate che un risultato di questo genere non è che si ottiene da un giorno all'altro, perché parliamo di rapporti a livello europeo, ogni paese ha una propria politica, quindi c'è stato bisogno di grande lavoro, di grandi condivisioni, di obiettivi, andando in tutti i consigli europei, ogni volta ponendo il problema della condivisione, della solidarietà, portando i numeri anche degli arrivi in Italia, così come la Spagna, che ha ugualmente avuto problemi gravissimi. Addirittura Cipro ha avuto il 280% rispetto all'anno scorso di arrivi. Quindi voglio dire, l'immigrazione è certamente un argomento sensibile che può essere affrontato in vario modo. Se si affronta in modo serio, seguendo quelle che sono delle linee, quelle che ci siamo dati noi come paese, probabilmente si arriva a qualche risultato. Voi pensate che il 27 si darà avvio, inizierà noi lavori per quanto riguarda una piattaforma informatica dove i vari stati dovranno dare i numeri disponibili per la relocation. Certamente, e questo vorrei dire da ora, perché sono già sicura che poi si dirà: ah, ma ne sono arrivati tanti e te ne hai dati, invece la relocation riguarda un numero molto limitato. Probabilmente all'inizio sarà così, saranno numeri comunque importanti, perché su 21 paesi, voglio dire, dei numeri ci saranno e li vedremo. Però l'importante è aver aderito a un principio di solidarietà oltre che di responsabilità. Secondo me questo era il nostro obiettivo, questo era il mio obiettivo, e questo è l'obiettivo che abbiamo raggiunto dopo 2 anni e mezzo, quasi 3 anni di lavoro, vi assicuro, intenso, di incontri bilaterali, di incontri con preliminari a quelle che sono le decisioni del Consiglio europeo con i paesi più importanti, quindi facendo degli incontri preliminari per stabilire la linea da portare avanti, quindi con Francia, con Germania, con Spagna, con i ministri dell'interno. Abbiamo una consuetudine di lavoro, una consuetudine anche di approccio che ci vede vicino,
Diciamo che il mio interesse era anche che la presidenza francese chiudesse in positivo, perché c'erano tutte le condizioni, e portarlo più avanti non avrei avuto la certezza poi del risultato. Quindi io non posso che dire che l'obiettivo è stato raggiunto, e questo per me è fondamentale. Grazie.